Siamo tornati. Minchia, siamo tornati, porca troia! Ben ritrovati a tutti! Finalmente siamo riusciti a tutti. Ce l'hanno chiesto a gran voce, ormai non la smettevano più di tartassarci. Vi prego, tornate. Esatto. Che tra l'altro forse sarà l'unica live del mese, no, forse ne faremo un altro paio, ma io devo ripartire perché finalmente un po' di ferie le faccio anch'io. Comunque adesso andremo a snocciolare tutto. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per averci aspettato e niente, aspetta, siamo storti. Ci hai rigirato, hai fatto bene. Mi piace rigirare le persone. E oggi ha un sapore un po' di casa questa live. Avevo quasi dimenticato appunto l'odore, il colore di questa la sensazione che mi dà questo fare live. Quindi sono molto eccitato anche perché abbiamo tante cose da raccontare, abbiamo fatto tante cose in queste due settimane, questa è la terza, quindi sono passate due settimane dove non siamo riusciti a fare la live per un motivo o per un altro, però insomma eccoci qui, anche perché sia io che Silvia abbiamo delle cose molto 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 importanti da dire. Quando mai? No, vabbè, importanti no, però insomma sono delle cose che ci sono delle cose che voi che ci seguite in tanti stavate aspettando. Abbiamo il canale su YouTube dove a breve ci saranno tutte le live, le potrete rivedere. So che la gente aspetta di vedersele 2, 3, 4 volte la stessa live. Lo stiamo facendo. Dicci un po', se ne è occupato Silvia, quindi lascerei la parola intanto a lei, che per sponsorizzare questo canale nascente. No, non c'è molto da sponsorizzare in realtà, anche la descrizione è piuttosto criptica, ma troverete appunto tutte le live lì. Certe cose del canale potrebbero cambiare perché siamo nuovi e non avvezzi a questo tipo di comunicazione, però l'importante è che ci sia, diciamo, un repertorio, un nostro best of, e aspettiamo feedback su quello, anche perché un conto è la live su Twitch, che magari uno può seguire, non seguire, magari se ne perde qualcuna. Su YouTube invece c'è tempo di andare, vedere, ascoltare meglio, seguire tipo podcast, quindi magari stoppare, poi riprendere. Quindi se ci sono critiche costruttive, fatele. Tra l'altro parlavamo proprio prima di critiche costruttive, che sono un pochino anche alla base della scelta del tema di oggi. Assolutamente. Quindi sì. Entriamo a bomba sul tema, che si ricollega. Vi abbiamo promesso che vi avremmo parlato dei viaggi, ci sta, perché insomma ha senso, però siccome anche l'ultima live era tema viaggio, abbiamo pensato di dare a questa live un taglio un po' più specifico. Noi siamo molto specifici, as usual. E quindi parleremo appunto di questa famigerata arte del coordinare. Quindi un po' di leadership, un po' di organizzazione o disorganizzazione. E insomma, vedremo dove ci porterà. Vi dico subito che nel mio gruppo, ora vi spiegherò che cosa vuol dire mio gruppo, venivo chiamato lo scoordinatore. Ecco. Non lo sapevo, quando ho scelto il titolo della live, ragazzi, non lo sapevo, però io frega sono. Allora, vado a spiegare questa cosa. Allora, che cos'era? Era più o meno fine giugno, dove mi è arrivata l'email, tipo
tipo la letterina quella che arriva ad Harry Potter, no? Tu sei un mago, ti arriva l'email che ti dice tu sei un coordinatore. Noi abbiamo viaggiato tanto con avventure, per chi ci conosce. Viaggio avventure nel mondo, sponsorizzato. Esatto, per chi ci segue da anni sa che noi ci siamo conosciuti nel lontano 2021. 2021-2022, non mi ricordo. Neanche un anno fa, sembra una vita, ma no. Esatto. Vabbè, è una vita perché a noi ci hanno divisi da qualche parte, hanno tagliato nell'universo e nello spazio e nel tempo, quindi però in verità siamo la stessa persona. Tra l'altro non so se qualcuno, faccio questo, visto che comunque l'immagine delle live era molto nerdacchione e quant'altro, faccio questa citazione nerd per chiunque abbia giocato Bioshock Infinite. Due dei personaggi secondo me più belli, più misteriosi e quant'altro sono i gemelli Latash, non mi ricordo il nome, non sono gemelli, sono la stessa persona di due universi paralleli, uno è maschio e uno è femmina, quindi direi che è successa praticamente la stessa cosa anche a noi. Se io sono il maschio, va bene, io faccio la femmina. C'è Star Lange che l'ha giocato grande, a me è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo pure il primo, cioè, mi sono anche fatto il tatuaggio del personaggio, quindi insomma, giusto per farti capire. Che stavo dicendo? Ah, mi è arrivata la letterina da parte di Avventure, che in verità è arrivata anche a Silvia. Io sono riuscito a far conciliare le ferie bla 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 prendendomi un gruppo per portarlo in Islanda dopo che c'era stato con Silvia e gli altri a maggio, e abbiamo rifatto un po' il giro, era più lungo, erano 2 settimane, ci abbiamo avuto più tempo per vedere cose nuove, io per imparare a gestire 18 persone, tutte più grandi di me, ero praticamente il bimbo della compagnia, perché non era un discovery, i discovery sono quelli fino a 40 anni, questo era un gruppo misto, quindi c'era gente poco più grande di me e gente molto molto più grande di me, persone in gamba, che chiaramente però ognuno aveva le sue necessità e quant'altro. È andato tutto bene, sono stati tutti entusiasti. Speriamo, sono tornati tutti interi, nessuno è stato ferito durante questo viaggio. Nessuno è stato ferito nonostante io ci abbia messo del mio, nel senso che siamo andati a vedere il vulcano e quella è stata un'esperienza bellissima, vedere la lava, vedere quel tipo di cose che insomma è difficile. Mi sento pure un po' inorgoglito sapere che non è una cosa che vedono tutti, no? Nel senso, sì, lo vedono tante persone, però comunque non tutti nella loro vita riescono a vedere uno spettacolo del genere. E nonostante io lì ero super, super preso dall'evento e avevo lasciato un po' il gruppo allo stato brado, sono riusciti a sopravvivere tutti quanti. Ecco, ci sono delle cose che effettivamente si possono fare meglio, si possono migliorare, però poi ognuno di noi c'ha quegli attimi, c'ha quelle cose che lo triggerano, lo rendono vivo lì un po'. È un po' come stare in un parco giochi quando sei bambino, ti lasci libero, lasci perdere le redini di qualsiasi tipo di carretto tu stia portando e vai in esplorazione. Però ecco, andato tutto bene, era stata una bella prova, nel senso che sono tornato anche stanchino, perché comunque come cosa è un'esperienza che, a meno che tu non lo faccia di mestiere, magari in un qualche modo, cioè quello di gestire le persone, per me che non lo è tanto, è stata una bella esperienza. Perché ti chiamavano scoordinatore? Ma così, in verità non c'è un motivo particolare, è che sembra un po' scacciato, però poi alla fine i dettagli... Scacciato, termine sulla Treccani, lo trovate alla pagina. Come smarmellare, praticamente, un termine filologicamente corretto. Praticamente sì, e quindi...
Allora, codice coordinatore 007628, ricordatevelo, cercate. Per i prossimi viaggi c'è probabilmente la Cambogia a fine anno, quindi venite, venite, venite numerosi. E se non si sbriga Silvia, gli stilerò pure il, la Nuova Zelanda a inizio anno, quindi si sbrigasse a farsi diventare... Devi sbrigarti a farti dare un viaggio. Secondo me, se riesci ad accocchiare una settimana di ferie, tanto a me continuano ad arrivare le mail dei viaggi in partenza agosto, settembre. Settembre, sì, dovrò risentire. Vabbè, non divaghiamo. Poi, ragazzi, vi darò anche il mio codice, così potete votare anche me. Comunque, no, una domanda volevo farti. È stata la tua prima... Tu hai detto che non sei, visto che si parla appunto di organizzare e coordinare, no? Tu non sei una persona che nella vita necessariamente coordina altre persone, se non magari per progetti contingenti, di lavoro, eccetera, eccetera. Qual è stata la cosa più difficile nel dover coordinare e la cosa invece che ti è venuta più spontanea, anche se magari non necessariamente avresti dato per scontato che ti venisse così spontanea? Allora, gestire, allora, la cosa che non mi aspettavo mi venisse così semplice, perché poi sono una persona che un po' tende al risultato ottimale e quant'altro, e quindi vedere quando magari fai delle cose, vai a vedere delle cose, hai un, comunque in generale un'esperienza non top come te la sei aspettata, quando sei a, quando porti un gruppo senti un po' il peso di quella scelta. Stavolta non è stato così. Mi è capitato di soffrirlo molto di più, magari per cose fatte con amici stretti, aver fatto una scelta di qualche viaggio, qualche posto da andare a visitare che si è rivelato deludente e sopportare il peso rispetto ad, ad ora che sinceramente non è che non me ne sia fregato nulla, però no, sai, cioè non in generale, non dipende da, in generale non dipende da te, uno, ci par- uno parte sempre con le migliori intenzioni, cioè uno non dovrebbe avere quel tipo di peso. Probabilmente è maturata anche perché questo è un discorso che mi facevo, mi sono fatto, c'entra un po' pure Zero Calcare. Quando abbiamo parlato di Zero Calcare c'entrava anche questo, perché... Lui rivedevo anche questo mio comportamento, no? Questo, questa liberazione dal, dal peso del, delle aspettative del mondo. E la cosa più difficile è stato, era assegnare le camere quando arrivavamo nel, nell'ostello la sera, perché quello, ogni, cioè chiaramente c'era chi voleva dormire con quello, chi con quell'altro, camere grosse, camere piccole, doppia, tripla. Quello mi metteva un po' a disagio perché dovevo scegliere... fondamentalmente delle persone random o comunque delle, delle condizioni spiacevoli per qualcuno. Quindi quello era, era perché le sistemazioni non erano un granché. Il viaggio mi era stato assegnato all'ultimo, sia per una questione di tempo che di soldi, ho preso un po' quello che capitava e alcuni erano abbastanza bassini. E quindi lì si trattava di scegliere lo scomodo di dare delle scomodità a qualcuno. Poi è chiaro che la, da coordinatore la posizione proprio più scomoda la prendevo io, quindi magari una sera mi è capitato di dormire nel corridoio della casetta dove stavano gli altri, però comunque c'erano state notti in cui c'erano delle stanze migliori e peggiori, e non era soltanto un posto, c'erano più posti peggiori da assegnare, e lì quello un po'... Mi pesava, insomma, mi è dispiaciuto dare fare questa cosa, però insomma, si fa anche questo, devi fare anche questo. Ci sto. Ma cosa hai trovato difficile di questa scelta? Nel senso il doverlo comunicare, cioè proprio il dover dire a qualcuno che sapevi non sarebbe stato contento, guarda che ti tocca? Sì. Mi dispiace dare un dispiacere, come si dice, insomma. Fondamentalmente era quello, anche perché, cioè, però di fatto era inevitabile, cioè non si poteva fare altrimenti, quindi era, poi Ma mi è servito anche il è contenta. andata benissimo. No, per fortuna no, siamo riusciti, una, diciamo, c'era,
ero riuscito comunque a girare tutto, a fare tutto il giro senza tenda. Mi era rimasta fuori una sera che non c'era posto da nessuna parte. Rischiavamo di prendere la tenda. Poi un po', facendo un po' forza sul camping del giorno precedente, ho detto: senti, io non so dove andare. Ho capito che non c'è posto per tutti e 18, però magari un po' di spazio, io posso dormire in macchina, qualcun altro lo facciamo dormire, trovaci perché erano 10 posti assegnati, ne mancavano 8, ho detto dai, mettili da qualche parte. E poi ci hanno dato effettivamente un'altra sistemazione, nemmeno troppo male. Quella è la sera in cui io ho dormito nel corridoio, gli altri più o meno stavano messi più o meno tutti bene, dai, ripeto, non c'avevi la stanza col bagno in camera, ma questo è avventure, e così è. Dell'Islanda, quindi non Sì, è tra così facile. l'altro, no, 18 persone, poi il sud poi, tutta quella parte tra Vik, Ofn, Gistadil, quella parte per 18 è un dramma, veramente un dramma trovare. Noi siamo andati benissimo perché, a parte che era maggio, non c'era nessuno. Mo' c'era un bordello di gente, Quest'estate. 18 persone non le metti nemmeno. Cioè, se paghi oro, sì, però erano 200 euro a notte alcuni posti. Ho detto no, cioè, come fai a pagare 200 euro una notte? È impossibile, è praticamente tutta la cassa comune un altro po'. E quindi non era fattibile. E niente, a parte questo, continuo a preferire il nord dell'Islanda. Il nord, tanta roba in generale, sempre e comunque. Ma invece, allora, siccome abbiamo parlato prima di stavolta, sembrerebbe di no, ma stavolta forse siamo un po' più organizzati in termini di topic, nel senso che ci siamo trovati un po' prima per fare un recap delle puntate precedenti, ci siamo un po' parlati. E Prima o mentre poi ci parlavamo, andrà sempre meglio poi. no, però va bene, noi ci crediamo. No, abbiamo parlato di feedback. Allora, io a differenza di te, per lavoro gestisco team da anni ormai, quindi comunque gestisco persone, non in viaggio, non ancora, però sono abituata, insomma, no? Ti ho fatto la domanda di prima, cioè ti ho fatto la domanda che ti ho fatto prima perché pensavo alla mia esperienza e nella mia esperienza, col senno di poi, la cosa più difficile per me probabilmente è stata, sono stati i feedback, che ora trovo forse la cosa più importante in realtà di tutte. All'epoca, questo tu lo capirai benissimo perché la nostra psiche è parallela, va in parallelo, ma all'epoca io pensavo, mi hanno scelta per fare questo lavoro, ci sto mettendo anima, corpo e viscere, cioè lo sto facendo al meglio delle mie possibilità, ho valutato tutte le possibili angolazioni, mi puoi dare un feedback? Sì, ma per dirmi quanto sono brava, non puoi farmi delle critiche perché io veramente sono nel sangue per questo. E in realtà poi alla fine c'è sempre comunque un'angolazione diversa, una prospettiva diversa, un dettaglio che non vedi, ma non perché tu stia sbagliando, semplicemente perché non sei onnisciente. È difficile convincersene, ma non siamo onniscienti. E quindi tu mi hai detto appunto che c'è stata una fase di feedback after, dopo il viaggio. Sì, C'è ho un leitmotiv nei feedback che hai ricevuto, indipendentemente se costruttivi o cioè, motivazionali oppure diciamo di praise, non mi viene la parola in italiano, ecco, celebrativi. Sì, tendenzialmente positivi, un po' se posso fare alla Disneyana, tipo alla Merlino, sono stato il coordinatore più potente del mondo. Dell'universo. Quasi che potevo vedere nel futuro quasi tutto, Secoli nel futuro. secoli e secoli tra i vari viaggi che farò. Comunque, no, a parte gli scherzi. Sono stati tutti entusiasti. Ho cercato più volte, più di una volta, chiedendo: sì, è andata bene, insomma, mi sono impegnato, ma sicuramente c'è qualche cosa che mi sono perso. Poi, giustamente, alcune cose me l'hanno fatte notare. Una cosa simpatica che si può fare, che mi hanno fatto notare, è essere più incisivo sulla decisione dei ruoli, oltre il cassiere, perché. A parte i driver, insomma, vabbè, però quelli sono per forza. Il cassiere, anche quella è una figura abbastanza
per forza. Aspetta, però spiega un attimo Però perché magari. spieghiamo, esatto. Nella tipologia di viaggio, nei viaggi di avventure, vengono nominate delle persone oltre il coordinatore. Il coordinatore non è Dio, nel senso che, cioè, a parte me come coordinatore, è tutto super azzeccato, però in generale gli altri non lo sono. Quindi non può sapere tutto, non può gestire 18 persone. Il mio gruppo era di 18 persone in maniera senza, insomma, devi essere articolato, devi essere organizzato per poter gestire 18 persone, devi saper delegare. E quindi in quest'ottica, siccome tu sei di fatto un upgrade di un partecipante, di fatto, nel senso che non sei una guida, non sei niente, tu sei un partecipante come tutti gli altri che si è preso la briga di vedersi l'itinerario, dare i tempi, prendere gli ostelli e tutta una serie di cose. Però, ecco, è buona norma che i partecipanti, è proprio scritto nel decalogo, si diano da fare e diano una mano al coordinatore. Ora, ci sono quando, per esempio, nel viaggio che ho fatto c'era bisogno di guidare un altro pulmino, era chiaro che non lo potessi fare io su tutti e due. E quindi abbiamo nominato altre tre persone perché c'era il mio secondo guidatore, un'altra persona come first dell'altro pulmino e second sempre per il secondo pulmino. E che si sono offerti, quindi abbiamo nominato queste persone che si prendono la briga di guidare i pulmini, quindi cioè, anche quello è una bella responsabilità. Al coordinatore in teoria viene richiesto quasi forzatamente, quindi a meno che, cioè, è chiaro, tu gli puoi dire: senti, io non ma sento un pulmino da 9 persone, a stento guido una bicicletta. Il pulmino da 9 persone non lo guido, ci sta. Però vabbè, io l'avevo già fatto, insomma, non era un problema, anche perché poi si guidano benissimo. Era un Volkswagen, sì, un pulmino grosso, ma si guidava benissimo come quello della Lapponia, insomma. Io non sono un grande guidatore, però quello si guidava benissimo. Siamo partiti per spiegare il castiere. E vabbè, poi quando parlo di me io mi No, perdo. infatti mi è venuta in mente una definizione. Tu sei il coordinatore. Il cordionatore è bellissimo. Questo me lo Lo so, scrivo. onestamente. Bravissima, bravissima. Comunque, continua, continua. Il cassiere. Quindi tu sei la cordeanatore, cordeanatora. Sarai nel Sarà futuro. forse, forse, secoli per secoli nel futuro. Esatto. C'è il cassiere che si occupa di fare i conti, quindi sarà quello che avrà la gestione del denaro, cioè dovrà raccogliere i soldi dagli altri, che sia su Alle carta, spese comuni. che siano soldi cartacei, di fare i cambi, di fare i calcoli, farsi dare gli scontrini, vedere che vengano applicati gli sconti e quant'altro. In Islanda comunque è andato tutto super liscio perché poi abbiamo caricato una carta ed è stato tutto elettronico, non ha viaggiato mai un soldo cartaceo, quindi super top, super facile, super top. C'era Stefano che comunque era molto bravo, l'aveva già fatto, ha scritto tutto lui, non gli ho dovuto spiegare nulla sul come segnare le cose sul libricino. Però ecco, tutto questo per dire che il feedback che mi è arrivato era nominare anche altre tipologie di persone che si occupano di fare altro, per esempio la gestione della gambusa. L'Islanda Ah, beh, giusto. porta la gambusa, perché se no, se vai a mangiare a pranzo e cena fuori, la cassa l'hai sforata dopo 2 giorni. Dopo 2 giorni hai sforato la cassa, quindi Ragazzi, l'Islanda costa tanto. costa tantissimo. Tra l'altro, sono riandato al posto dove abbiamo mangiato a buffet, il maneggio. Sono rimasti tutti no contenti di più, anche perché io mi ero dimenticato che avevamo anche speso tremendamente poco. Noi abbiamo Così c'è un sacco di roba. 25 euro, 25 al cambio, 25 euro per mangiare un bordello di roba.
le altre sere che eravamo andati a mangiare, comunque non quella roba, erano serate da 50 euro baseline, a botte di 50. Quindi abbiamo pagato la metà e abbiamo mangiato troppo meglio, gli altri erano super contenti, me l'ero tenuto tra le ultime cose, l'ultimo giorno abbiamo fatto, era l'ultimo pranzo, scelta super azzeccata. Ecco, questa tra le strategie che si possono... lo dico tra un attimo, se no non finisco il discorso di prima. Teniamola a mente, strategie di viaggio. Le figure, appunto, che è un gestore di gambusa, che sia uno che si occupa di vedere quanto ne rimane, va a fare la spesa, magari non da solo, però sa che cosa andare a comprare e quant'altro, perché se no si crea anche lì, io lo yogurt lo voglio così, il latte, il caffè, il Nescafè, la pasta, il formaggio, nomini un gestore di gambusa e basta, è tutto più organizzato. Poi è chiaro, non è mai semplice così, come si dice, però insomma è stato un buon feedback, nel senso ci sta, dal prossimo viaggio sì, lo proporrei, e magari anche altri tipi di figure. Poi immagino ogni viaggio c'ha le sue peculiarità, quindi fare affidamento sul gruppo è un modo per coinvolgerlo, dare responsabilità alle persone piace, perché una persona che si sente responsabile fa di tutto per far andare le cose bene, quindi di fatto hai anche un supporto aggiuntivo. Molto quindi, vero. E niente, questo era uno dei feedback che mi era stato dato, oltre a quello del fatto che gli ultimi giorni di trekking abbiamo fatto, io ero molto più andate, camminate, ci vediamo verso la fine, quando ero stanco, onestamente, e alcune cose me le volevo godere da me, che ci sta, però a quel punto nomini una persona, dici senti, a me non va perché sono stanco, cioè ho bisogno di camminare da solo, di fare questa cosa perché sono 15 giorni che... nomina una persona che dici ok, però devi fare da retroguardia, rimani dietro a guardare tutti quanti, che se qualcuno si fa male poi almeno me lo dici, cioè non è che lo devo fare per forza io, però è intelligente dire ok, qualcuno che si prende la briga di... Questa cosa mi solleva una riflessione, perché è un punto interessante quello che tocchi, nel senso che appunto noi per una volta partiamo da due prospettive diverse, forse complementari, nel senso che appunto tu hai avuto questa esperienza ex novo, se vogliamo, e io invece ho imparato a mie spese, ma dopo un po' in realtà, non è stato così immediato, che quello che tu descrivi qui, ovvero delegare, è una delle cose più difficili per un leader, soprattutto nuovo, nel senso che se vieni incaricato, no, di questo potere, no, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quindi pensi di dover fare tutto tu. C'è un po' magari anche l'ansia da prestazione, devi gestire tutto e tenere tutto sotto controllo, devi esserci per tutti, eccetera, devi farti in 14.000 parti. In realtà una delle cose che impari col tempo appunto è delegare, empowering people, cioè tu scegli, poi chiaro, se hai un team, inizi a conoscere un po' le persone, capisci chi magari è più bravo, skillato a fare cose, e quindi assegni compiti anche in base a quello. In un gruppo estemporaneo, più di tanto non puoi fare, però hai fatto un'osservazione super on point, perché aiuta l'engagement, come si suol dire, no? Quindi le persone collaborano molto di più, tu ti togli un pensiero, e se qualcuno ha la responsabilità, c'è una responsabilità che riguarda tutto il gruppo, tendenzialmente farà bene o comunque si impegnerà, anche perché se non si impegna fa lui una figura di merda, non tu, quindi cioè, comunque ci mette la faccia. Ed è interessante che questa cosa sia emersa, cioè è abbastanza normale, però è interessante la riflessione che tu hai costruito sopra, perché alla fine quello è il delegare, cioè non è tanto essere più decisivo nel decidere i ruoli, è saper lasciare andare, che effettivamente non è cosa tua. Però no, però ci si può lavorare, cioè nel senso è una cosa che certo. Cioè, va fatta così, punto e basta, non c'è un altro modo per gestire la cosa, perché sennò veramente un conto è un ambito lavorativo dove comunque tu c'hai 8 ore
e non lo dico per sminuire, è che sto facendo soltanto una Ah, no, sono riflessione. due cose diverse, certo. Cioè, anzi, sicuramente dal punto di vista del lavoro ha altri tipi di complicazione molto molto più ardue, però diciamo, tu c'hai quelle 8 ore di lavoro su la tematica appunto lavoro, forse è un qualcosa di più circoscritto, forse si può dire, ma diciamo che ce la potresti anche fare a tenere più redini possibili in quell'ambito. Così che stai tutto il giorno con un gruppo più grande, perché poi per esempio nel mio team siamo comunque 4-5 persone contro 18, con tematiche che spaziano veramente su qualsiasi cosa, perché poi nell'arco della giornata c'è qualsiasi cosa che ti possa venire in mente, fare, dire, e quindi se non lo fai impazzisci, impazzisci. Poi no, cioè nel senso non lo reputo divertente avere tutto quanto in mano. In questa particolare esperienza mi è venuto abbastanza naturale cercare di smollare determinate cose. Non tutto, perché poi alcune cose sì, il controllo ce lo volevo avere, però nemmeno, non mi sono nemmeno sentito così attaccato alla leadership. Venivano fatti, per esempio, ho fatto vedere come si fanno i sondaggi su WhatsApp in maniera tale che se a qualcuno veniva in mente qualche cosa, una cosa differente da quella che mi ero immaginato io, facevamo un sondaggio democratico e si metteva al voto, nessun problema. Poi tu votavi 5 volte per la tua opzione, però quindi. Allora c'è da dire che io l'Islanda l'avevo già vista. Probabilmente se io andavo a fare un viaggio nuovo dove io volevo andare assolutamente a vedere qualche cosa e magari agli altri non andava, la maggioranza non andava di fare quella cosa, forse sarebbe andata in maniera differente. perché l'unica cosa che mi andava veramente di fare era il vulcano, ma quello andava a tutti, Ah, quindi sti cazzi, voglio dire, cioè, e chi non andava ce lo gettavi dentro, nel senso. È stato veramente semplice gestire quello. Però ecco, sì, mi immagino situazioni del genere in cui io voglio fare per forza una determinata cosa e la maggioranza non vuole farla. Vabbè, vedremo, lo scopriremo su questi canali. Quindi, insomma, è stato, come tutte le esperienze nuove che uno fa, molto, molto alignment su me stesso, sulle mie possibilità, sulle mie capacità, punti di forza come punti di debolezza, nel senso è chiaro, ci stanno sia quelli che gli altri. Volevo chiudere semplicemente prima che mi dimentico del punto di prima, cioè dei momenti di organizzazione, e quello viene un po' in mente. Mi dispiace che non c'è stasera la regia, però vabbè, lei avrebbe spiegato bene il funzionamento del cervello. Comunque, tendenzialmente ci sono due momenti che il cervello associa a degli eventi e gli dà il significato, lo valorizza l'esperienza, la valorizza in base a questi due eventi, che sono la fine e il momento culmine. Quindi, in base a queste due cose, il cervello poi elabora quelle esperienze e dirà: è stata un'esperienza fighissima, o è stata un'esperienza mediocre. Cioè, meglio avere un viaggio più corto, dove magari molti giorni si è stati al 50% di entusiasmo, ma c'è stato un bel picco a 80-90, metto dei numeri a caso giusto per farvi capire, Un bel eh? picco a 90. Un bel picco a 90, un bel picco a 90, e un buon finale, che tutta una vacanza a 80, per dire. Funziona meglio a livello cerebrale questo tipo di approccio. Poi dirò una Quindi cosa su questo anch'io. ricordarsi sempre di mantenere magari una buona carta da spendere sul finale e puntare magari su qualche cosa che abbia l'effetto wow, almeno una, perché ne basta una di fatto. Quindi aspettative bassissime all'inizio, poi boom, Esatto. ok. Esatto.
Ok. Questa cosa mi fa venire in mente che è lo stesso nel servizio clienti, ma in generale nelle interazioni di lavoro. Nel senso che quando, per dire, se sei nel... Io sono, faccio parte, insomma, del supporto tecnico e anche in quell'ambito, quando un cliente, cioè un cliente più invogliato a lasciare una review positiva, nel momento in cui la persona con cui ha interagito si renda memorabile, specialmente alla fine dell'interazione. Certo, se l'interazione in generale ha fatto schifo e poi alla fine partono le citazioni dantesche, sti cazzi, però se è andata in generale bene, poi alla fine chiudi in un modo che proprio al bacio, quello è la cosa, insomma, che si ricorderà di più, insieme al fatto che magari già anche risolto il problema, che insomma non è da poco. Quindi è la stessa, in effetti è traslabile in campi diversi. Ma vabbè, poi comunque ovviamente apro e chiudo parentesi, chat, potete farvi avanti, fare domande, portare riflessioni, provocazioni, curiosità, gossip. Però io ho un'altra domanda che forse avremmo dovuto fare all'inizio. Tu ti senti una persona organizzata in generale o disorganizzata? E perché? Allora, io mi sento una persona disorganizzata, ma furba, nel senso di Tattica. sì, nel senso che a me non piace fare un lavoro più di una volta e quindi mi avvalgo di tool, quindi di cose che sì, sono organizzativi, però tendenzialmente è più una presa di coscienza, sapendo di esserlo. Mi avvalgo di tool particolarmente efficienti per fare questo tipo di lavoro. E mi spiego meglio, nel senso, per esempio, c'è chi si mette là per fare il cassiere, si apre un bel foglio Excel fighissimo, super con le formule e quant'altro, con segnati nomi, cognomi e quant'altro, e si tiene traccia in maniera sistematica di tutto, tutte le entrate, tutte le uscite, tutte le persone, tutti i ritiri, con una cosa fatta bene, con le formulette che ti dà la possibilità di fare Excel su tutti i numeri che ci metti, bla bla bla, e questo è un lavoro organizzato. Io preferisco perdere tempo a trovare preferirei perdere tempo anziché fare questa costruzione dal basso, a trovare un tool più user friendly, magari meno potente, però più Stavi magari dicendo meno sfocchioso. eh? Stavi dicendo meno sfocchioso. No, no, per carità, ammetto che a saperlo usare sarebbe fighissimo. Sì, però Però fai mi sembra sparare con il bazooka su una formica. soprattutto al telefono, diciamolo, in viaggio sul telefono, non sul laptop, eccetera, eccetera. Esatto, ammiro moltissimo chi lo fa, anche perché sennò mi taglierebbe le gambe. Però, ecco, io mi sarei avvalso di tool più scemotti, diciamo così, che ti fanno i calcoli loro e quant'altro. Sono molto più bravo, sono super sistematico, cioè no sistematico, perché non c'entra niente, per quello che dico non sono organizzato, perché non c'è una sistemicità. È che io mi metto là proprio stubborn finché non trovo quello che sto cercando, quello che il tool che più si Adatta. adatta alla mia casistica. Ok. Per esempio, appunto, un'altra cosa che magari uno super sistematico coordinatore fa e farsi la tabellina con i posti dove ha pernottato, le spese, i viaggi, le distanze e quant'altro. Io ho trovato un sito, Wanderlog, che ti faccia tutto. E ho iniziato a mettere i punti sulle mappe. Sono stato qui,
poi mettevi il punto successivo e lui già ti diceva i tempi di percorrenza, i chilometri Quanto? di percorrenza, ci potevi mettere le note, ci potevi mettere le note in euro e in diverse valute, e lui ti faceva il calcolo di quanto hai speso alla fine come budgeting. Non so, io non sono organizzato, nel senso, non avrei perso tempo a mettermi a schematizzare tutto il macro mondo gestionale, così no, io metto là, carico come a testa bassa finché non trovo quello che mi serve e poi userò quello. E nella vita in generale, anche nella vita privata, per dire, al di là della questione viaggio, lavoro, nel senso quando devi essere organizzato con un fine. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio, io sono organizzata il giusto sul lavoro, magari smanetto anche un po', no, su Excel, ma su Sheets, su Google, quello mi piace, quindi formulette, cose varie. Al lavoro però, cioè, col computer, il doppio schermo, eccetera, eccetera. E a casa mia, cioè, nel senso, tipo, se devo avere ospiti a casa, tecnicamente più o meno, vabbè, tu l'hai visto, c'è un ordine generale, però magari apri gli armadi, i vestiti ti assalgono, cioè, nel senso, lì c'è l'entropia, ci sono le ragnatele, cioè, io vivo un po' nel caos, ok? Quindi fra l'organizzata e la disorganizzata, direi che per me stessa, molto disorganizzata, perché non me ne frega niente. Sul lavoro o se riguarda magari altre persone, eccetera, cerco un minimo di darmi un contegno, ecco. E per te è la stessa cosa? Sei la stessa persona sul lavoro e tra te o con le persone care, per dire? So che non ti piace arrivare in ritardo, questo sicuramente. No, quello no. È una cosa che sto migliorando, nel senso che c'è una grande cosa che tenderà a peggiorare negli anni, e cioè la memoria, no? Mo, per carità, non ho nessun, per adesso non ho nessun tipo di problema. È che semplicemente si fanno tante cose, quindi tendenzialmente più ne fai e più c'è il rischio che qualcosa te la dimentichi. Quindi ormai sto schematizzando delle cose, sto imparando, non ho ancora un buon metodo, né di studio né di, però mi sto agganciando a delle cose, piano piano leggo modi intelligenti per organizzarsi e li metto in pratica. Però sì, ci sono anche per me delle cose su cui sono un po' più, diciamo, rilassato. La macchina non la lavo da un po', è tutto sotto Scusa, sorveglianza. da un po' quanto? La macchina, saranno mesi che non lavo la macchina, Io fa un penso po'. da un anno. Cioè, io penso che ecco, ad esempio, la mia macchina ogni tanto la lava mio padre. Quando iniziano a spuntare delle forme di vita aliene nei sedili dietro, allora mio padre arriva e fa: Silvia, è ora che la macchina si muove da sola, la porto a farla lavare. Questo è il mio livello di Più o organizzazione. meno, beh sì, più o meno, forse era agosto scorso, sì, potrebbe essere tranquillamente un anno, ma lì, come dicevi anche tu, lì un po' mi frega meno, quindi non ci sto appressissimo. L'organizzazione di casa, per dirti, in verità, quello un po' mi piace, poi l'ambiente, il mio ambiente è molto piccolo e cerco di stargli un po' appresso. Tendenzialmente sono uno per le cose automatizzate, cioè a me piace trovare. Mi piacerebbe trovare un modo per tutto, ci spenderei del tempo per trovare un modo per tutto che poi vada in maniera automatica. Il robottino che te lava casa, boh, altre cose che mo non mi vengono in mente, che però sono, diciamo, tendono ad andare da sole, diciamo, come a livello organizzativo, più che stare io appresso ogni tot. Non mi viene in mente nient'altro effettivamente sulla questione organizzazione. Ti è mai capitato invece di dover ricoprire il ruolo di coordinatore? Perché, per dire, io al lavoro coordino
cioè perché quello è il mio ruolo, lo devo fare, no? E quindi ci sono abituata, entro nell'ottica, cioè vado proprio in una modalità tipo pilota automatico, no? C'è un certo tipo di risposta, un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di approccio durante i meeting, eccetera, eccetera. Con gli amici, o i familiari, le persone che mi conoscono bene, in realtà non necessariamente però ricopro questo ruolo, anzi, a volte magari mi rilasso, faccio fare, de magari delego, oppure sì, tendo a essere magari un po', tendo un po' ad essere al centro dell'attenzione per certi versi, però magari non mi prendo necessariamente tante responsabilità. A te, viceversa, capita di trovarti in una situazione da leader o comunque in cui devi coordinare, prendere delle decisioni nel gruppo di amici o comunque nella cerchia ristretta? E se sì, in cosa? Allora, no, nella cerchia ristretta direi di no. A me là non, è uno di quei momenti dove cerco di rilassarmi, dove non mi va di, cioè non c'ho proprio, lì non ho proprio voglia di, non è un nuovo gruppo, mi conoscono, non devo fare, non devo conquistare nessuno. Non è come quando entro in un nuovo gruppo e devo fare il pavone, e allora quello è proprio l'habitat mio, dove gli amici consolidati mi conoscono, insomma, non avrei comunque donne da conquistare, quindi insomma non devo fare per forza delle cose, quindi tendenzialmente lì lascio molto. A parte il discorso donne, in verità al lavoro mi piacerebbe molto di più, perché un po' mi sento quello che ha lo scettro del sapere del lavoro, e un po' mi dà il cazzo quando vedo che si lavora non come me lo sono immaginato io. Poi immaginatevi nell'informatica, non, oddio, non saprei che esempio fare, però comunque è un mondo vastissimo. È un po' come scrivere, passatemi la similitudine, come se dovessimo scrivere un romanzo a più mani. Io penso di avere uno stile super figo, vedere poi gli altri che scrivono delle pagine un po' più raffazzonate, insomma, lì mi piacerebbe avere più controllo, mi piacerebbe essere più gestore di lì Ok. sicuramente. No, scusa, volevi dire qualcosa? No, vabbè, volevo dire, ma appunto, allora, mi sembra aver capito che come me anche tu nel gruppo, diciamo, di amicizie ristrette, tu non hai questa tendenza a prevaricare le scelte o quant'altro, o no? O è il contrario? Allora, dipende. In realtà, allora, io sono una persona tendenzialmente molto impaziente e forse per questo, e questo cozza un po' con l'organizzazione, con l'essere organizzati. Poi dipende anche l'accezione che si dà alla parola organizzazione, cioè sono una persona che tendenzialmente, ad esempio, io anche se non, allora io quando apro, ad esempio, io lavoro da casa, quando apro tutto il mio setup quotidiano, quindi tutte le mie tab, eccetera, eccetera. La primissima tab che apro, quella delle mail, è sempre aperta, è il calendario. Però se anche io non lo aprissi, cioè io lo apro per le cose last minute, se anche io non lo aprissi, io ho in mente dal lunedì come sarà la mia settimana. Quindi io più o meno so già cosa farò, cosa non farò, so a memoria e impegni privati, impegni di lavoro, meeting, eccetera. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza brava a tenere tutto a mente, a fare il juggle, no? Diciamo. Però quando le cose si fanno un pochino più complesse, oppure quando ci sono degli eventi imprevisti, e specie se non di lavoro, perché sul lavoro io sono una persona più paziente, più zen dell'universo, ma nella vita privata no. Nel caso in cui appunto ci siano dei momenti morti o si debba decidere per un'alternativa all'ultimo momento tra amici, allora a quel punto spingo, ma spingo perché odio perdere tempo. Cioè è una cosa proprio che, anzi, c'è un po' la psicosi del perdere tempo in realtà. Quindi, un conto se io sono a casa in hangover e voglio passare un sabato pomeriggio a vegetare sul divano, e quello è un altro discorso. Un conto è se dobbiamo fare qualcosa, quella cosa non si può fare. Gruppo di 5-6 persone,
Non lo so, però c'è questo, però c'è quell'altro. Io sbarello, di solito trovo subito una potenziale alternativa che più o meno possa andare bene a tutti, e questo mi deriva deformazione professionale, insomma, dal lavoro. Però spingo, cioè lì veramente spingo, però deve esserci uno scopo. Oppure altra situazione in cui tendo a prevaricare, ma neanche prevaricare, a mettermi un po' in mostra, cioè a emergere, e se c'è da fare un po' di spettacolo, ecco, vabbè, questo tu lo sai. A Però proposito di spettacolo, mo ci racconterai pure effettivamente queste cose, come sono entrate nel viaggio Tanzania, tutte queste cose. allora, no, vabbè. In realtà, sì, dopo ci arriverò. No, in generale nel fare spettacolo, nel senso che in effetti è difficile da spiegare. Cioè, se io, per esempio, se io dovessi identificarmi, no, con una divinità, per fare dei paragoni molto umili, probabilmente sarei Loki, cioè la divinità per eccellenza che non rispetta nessuna regola. E che semina zizzania, cioè arriva e mette l'elemento di disturbo, oppure fa la sparata, l'uscita che non so come dire, che va un po' controcorrente o mette tutti sul chi vive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un po' sì, forse l'elemento di disturbo, ma anche l'elemento dinamico nel momento in cui magari la situazione langue in qualche maniera. Quindi in effetti sì, si ricollega un po' alla questione impazienza, cercare un'alternativa, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, tirando le somme, c'è forse una componente wannabe coordinante che però si traduce in semplicemente degli input più o meno pressanti senza necessariamente un follow-up, nel senso che worst case scenario, cioè nel caso peggiore in cui la gente non mi segua, poi alla fine mi faccio i cazzi miei, cioè diciamola, no? No, il viaggio in Tanzania, vabbè, io questo viaggio in Tanzania non l'ho fatto in qualità di coordinatrice, l'ho fatto in qualità di partecipante, e io quando sono partecipante me la godo tutta, cioè io vivo da partecipante. Ho fatto la cassiera, ma perché voglio dire, mi è spiaciuto perché la mia coordinatrice, bravissima, che saluto Francesca, non so se mi stai guardando, non credo, però vabbè. Quando ha chiesto, no, a chi vuole fare il cassiere, silenzio di tomba, balle di fieno, eccetera, eccetera, io ho detto, vabbè, lo faccio io, l'ho già fatto, poi comunque, cioè, tecnicamente sarei anch'io ufficialmente una coordinatrice, quindi cioè, mi sembrava il minimo, ecco. Quindi vabbè, diciamo, ho avuto un po' questo ruolo di spicco, anche se poi di fatto per il tipo di viaggio che era un pochino meno forse cruciale rispetto ad altri viaggi, come può esserlo anche magari un viaggio tipo l'Islanda, se non necessariamente l'Islanda, perché comunque c'erano già tutta una serie di cose prepagate, quindi tantissime cose le abbiamo pagate all'inizio, altre alla fine del viaggio. Ci sono stati questi due momenti, quindi vabbè. Quindi tendenzialmente sono abbastanza relax. Cioè, nel momento in cui le decisioni sono state prese, sono state fatte rispetto a un itinerario, una situazione, eccetera, eccetera, tendo a starmene in disparte, mi attivo nel momento in cui magari c'è un imprevisto e io, per tutta una serie di motivi, so di poter portare qualcosa di utile all'interno di quell'imprevisto. E che cioè, può essere semplicemente da un punto di vista del morale, quindi ad esempio ho portato i giochi, quei famosi giochi che anche noi abbiamo fatto, eccetera, eccetera, per intrattenere magari la folla nel momento in cui non avevamo in realtà niente, non c'era wifi, non c'era, eravamo stanchi, non sapevamo cosa fare, non si potevano gio fare giochi di carte perché magari non c'era il tavolo, invento. Oppure ci sono stati anche dei momenti in cui magari ho usato le mie soft skills. C'è stato un momento in cui una mia compagna di viaggio adorabile, è stata un po' emotional parlando di sé. Cioè, noi abbiamo fatto tanti viaggi molto lunghi in macchina, in jeep, no? Di là dei safari. A un certo punto si parlava del proprio vissuto, del proprio passato. Lei si è aperta, insomma, con noi, tra l'altro, macchina tutta di femmine, quindi c'era feromoni ovunque, vabbè. Era la macchina perfetta per me.
Anche per me. E praticamente lì un pochino abbiamo insomma condiviso delle esperienze reciproche, cioè lì sono andata un po' in modalità coach, no? E un po' anche in modalità mammina forse. Quindi ecco, diciamo che per riassumere in generale, è successo anche in Tanzania, anche se non tantissime volte in realtà, cioè è stato un viaggio molto rilassante in quel senso per me. Mi attivo nel momento in cui sento di poter dare qualcosa, altrimenti rimango nel mio, se non è necessario che io ricopra effettivamente un ruolo di coordinatrice. Quindi magari in una situazione in cui appunto non mi è richiesto al 100%, lo faccio solo nel momento in cui risuona, la situazione risuona con certe mie skills naturali e non necessariamente qualcosa che ho imparato per lavoro, che devo fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi sì, un po' questo. Non so E se ha qual è risposto. stato, che avete fatto, appunto, parlando della cosa più bella e dell'ultima cosa che avete fatto, che cosa è stato in Tanzania? Allora, la cosa più bella, spiego un po' come è andato il viaggio. Innanzitutto, allora, la cosa più bella è Safari, per me. Il viaggio in Tanzania era diviso così. Due blocchi, se vuoi, un paio di settimane è durato, questo per dare un overview ai nostri milioni di ascoltatori. Per cui, Incredibile che poi nessuno abbia qualcosa da dire sull'organizzazione sui infatti, viaggi. Incredibile. Non lo so, stasera se. Gianni, io mi aspetto che tu dica qualcosa, a meno che tu non stia a un appuntamento galante, quindi cioè, me lo devi, eh? Me lo devi. No, non è vero, sono io che le devo grandi consigli saggi, ma io spero che Jenny ci stia seguendo in questo momento e che commenterà. Allora, 12 giorni, più o meno, pieni, di cui circa metà, beh, fai 6 giorni safari, più o meno fra viaggio e tutto quanto, e il resto 5 e mezzo, Zanzibar. Quindi comunque una roba. Ecco, attenzione, abbiamo un commento. Ci sta, ci sta. Jenny! Vai così, facci delle domande. Che poi, tra l'altro, dovresti, vista la situazione tua, dovresti farci domande sull'arte di coordinare. Ma vabbè, questi sono retroscena nostri. Allora, praticamente, tornando al viaggio, quindi diciamo il grosso erano i safari. Safari, siamo partiti dal sud, cratere del, si chiama Ngorongoro. Bellissimo, c'è cioè un posto, se avete visto, giovani e meno giovani ascoltatori, la Valle Incantata o la ricerca della Valle Incantata, la famosa storia del piedino strappalacrime, eh? Quello praticamente, cioè quando loro arrivano nella Terra Promessa è quello. E poi siamo risaliti verso nord fino al confine con il Kenya, dove abbiamo visto la migrazione degli Gnu sul fiume Mara, no? Che è stata una roba veramente sconvolgente. Quindi abbiamo visto diversi paesaggi e diverso tipo di fauna, eccetera, eccetera. E i safari sono stata, il safari è stato il momento clou perché ho capito il motivo per cui alla gente viene il mal d'Africa, che è un pochino più complesso del, oh mio Dio, l'Africa che bella, mi ci trasferirei, perlomeno per me, ma banalmente in modo molto cringe. Ti rendi conto lì del famoso cerchio della vita, no? E cioè, e ti viene un po' questa nostalgia, questo senso di perdita, perché ti rendi conto che noi umani siamo fuori da quel cerchio della vita. Cioè, quando tu vai lì nel cratere, no? In cui tutto ha un senso, cioè c'è la gazzella che ogni mattina si alza, sa che deve correre, il leone la insegue, la zanna la mangia. Poi l'avvoltoio arriva a finire i resti, le ossa si decompongono e diventano terreno, che poi diventa erba, che poi dà da mangiare alla gazzella, bla bla bla. E il cerchio della vita si ripete. Noi, e nulla viene sprecato, e nulla è superfluo, e nulla è spazzatura. Noi soffriamo, siamo depressi, ho avuto questa illuminazione, questa epifania. Perché noi viviamo nella nostra spazzatura, noi siamo consapevoli dei nostri scarti, le cose che non ci servono più. Mentre nel Serengeti, o comunque insomma nella savana, questo non esiste. Ogni cosa, anche il brandello di intestino dell'animale più infimo della savana, ha un senso e non andrà sprecato e non inquinerà. Questo, secondo me, è il mal d'Africa, cioè il senso di perdita, cioè dell'essere stati sbalzati fuori da questo
cerchio della vita che non ci appartiene più. La chat si sta emozionando. Eh sì, c'è Star Lounge che non so chi sia, mi io dispiace. Lo so chi è, io lo so chi è, grazie. È stato, è molto molto carino, carina, non so chi sia. Carino, carino, no, grazie. Grazie mille. We'll talk tomorrow. Vabbè, io aspetto sempre comunque il commento di Jenny. Quindi questo, insomma, questa riflessione molto cringe sul suicidio della vita, sulla necessità, insomma, dell'elemento naturale. E poi chiaramente abbiamo visto delle scene particolarmente intense, cioè il primo giorno nel Serengeti, ad esempio, siamo usciti all'alba e ci siamo fermati con la Jeep sul ciglio della strada mentre proprio il disco del sole saliva all'orizzonte. Ho delle foto che lo testimoniano. E abbiamo visto questa scena di post caccia in cui praticamente c'era questo branco di iene intorno a una carcassa di un'antilope piuttosto grossa. Ah, è arrivata anche la regia. Regia Tesoro, eccola. Con noi. E niente, praticamente si giocavano questo trofeo, no? Trofeo di caccia con una leonessa, una certa leonessa è fuggita. Sono arrivati tre leoni e questi tre leoni hanno iniziato a darsele, no? A vicenda. E quindi c'è proprio una roba, minchia, pure il duello del re della foresta. Tra l'altro, no, cioè, veramente a 5 metri da noi l'abbiamo visto. Quindi tutto ciò appunto mentre il sole saliva, no? E sostanzialmente illuminava questa scena sanguinolenta perché c'era sta carcassa distrutta. Vabbè, una roba di una potenza inaudita. Poi abbiamo visto la migrazione degli gnu, anche lì. Cioè, ti colpisce la violenza della cosa, perché noi per arrivare lì, tra l'altro, abbiamo fatto un sacco di strada, quindi tipo quasi 4 ore in realtà in tutto, e sul nostro cammino abbiamo visto migliaia di gnu, migliaia, cioè proprio una roba, non vedevi nemmeno il verde del prato in più. E poi abbiamo avuto la fortuna di vederli correre, cioè proprio attraversare, no? Tipo la scena di Simba e Mufasa, eccetera, eccetera, quando arrivano tutti in massa, attraversare il fiume, e abbiamo visto anche un paio di coccodrilli che se ne uscivano, se li tiravano e li smembravano, facevano roba, cioè una roba veramente, cazzo, che è Piero Angela, ciaone, no? E quindi lì un po' di emozione ti sale. Perciò, al di là della questione filosofica, anche soltanto a livello scenico, una roba devastante. La fine del viaggio, in realtà, non lo so. Allora, beh, c'è stata una serata particolarmente bella, l'ultima o la penultima sera, in cui, vabbè, è stata una sera dalla bellezza stupefacente, e dirò soltanto questo, qui in cui abbiamo fatto sciottini, abbiamo fatto cose, è molto divertente. Però diciamo che no, non in quel senso stupefacente. L'avresti saputo molto prima di questa live e forse avremmo fatto una live a tema a questo punto. Ma non perché non mi sia sforzata. Comunque, no, è stata una bella serata, molto insomma, di gruppo. Però devo dire, non c'è stato un picco. Boh, magari adesso mi dimentico perché parlando dei safari mi partono le endorfine, non capisco più niente. Non mi sembra ci sia stato un picco emotivo altrettanto forte alla fine del viaggio. Anche perché poi, vabbè, come ti raccontavo prima, c'è stato pure un po' un incidente di percorso. Il fine, cioè di fatto ricordi la fine perché è la fine, poi il Perché picco è alla picco. fine, sì, però alla fine può pure essere memorabile a suo modo. Diciamo che, Sì, potrebbe anche essere picco e fine allo stesso allo stesso momento. tempo. Esatto, come nel sesso. Vabbè, no, allora praticamente, come ti dicevo prima, fuori onda, c'è stato anche un incidente di percorso. Una nostra compagna si è fatta male, è dovuta andare in ospedale, eccetera, eccetera, niente di grave, sopravvissuta, eccetera, eccetera. Però diciamo che, siccome questo incidente ha coinciso con l'inizio del periodo Zanzibar, in qualche modo la seconda metà della vacanza è stata forse un pochino affetta, un Inficiata po' inficiata, sì, da questa cosa, quindi cioè, è stato bello per altri motivi, però chiaramente, tra l'altro, noi comunque ce la siamo tirata perché continuavamo a dire: minchia, ma che culo abbiamo avuto? Abbiamo visto il leopardo, abbiamo visto questo, abbiamo visto gli gnu, abbiamo visto la scena di caccia, le iene, i leoni che si davano. lei hai fatto sei riuscita a vedere tutti i Big Five?
Rinoceronte, elefante, leone, ghepardo e gnu. Abbiamo visto anche il ghepardo, però. Allora, ni, nel senso che il rinoceronte l'avremmo visto, cioè, ti spiego, l'abbiamo visto da molto, molto, molto lontano, cioè che col binocolo, io avevo il binocolo, lo vedevi, cioè sembrava un sasso. Sapevamo che fosse un rinoceronte semplicemente perché il driver era in contatto con ranger, gente sugli aerei, sulle mongolfiere, che c'era passato e ha detto sì, là c'è il rinoceronte, aveva dato più o meno la postazione. Noi vedevamo sta massa sdraiata a terra, ma cioè, vedevamo il culo, tra l'altro, avrebbe potuto benissimo essere una pietra. Quindi sì, possiamo dire l'abbiamo visto, però cioè, non è come vederlo come abbiamo visto i leoni. Ecco. Quindi diciamo che cioè, non Quello era gioco. mi auguro di vederlo magari in un viaggio successivo. Io ho beccato per culo l'unica mamma e figlio che abbiamo beccato durante il viaggio, che stavamo uscendo dal sanctuary, il Rhino Sanctuary. Stavamo uscendo dopo una mattinata spesa a cercarli, non erano scesi, eravamo quasi arrivati al gate e passavamo con la macchina e ci passano a fianco. Erano più grossi della Jeep. La mamma era enorme, Enorme. era un qualcosa, cioè pensavo fossero grossi, non così grossi. Questa era proprio enorme, più grande della Jeep, insomma, quindi fa pure un certo effetto la grandezza dell'animale. Io Però invece ti dirò, pensavo che gli elefanti fossero, cioè me li immaginavo più imponenti, chiusa parentesi. Oddio, vabbè, io ce l'ho, cioè, più o meno erano quelli che mi aspettavo, insomma, quelli africani sono più grandi di quegli indiani, quindi Beh, chiaramente quegli indiani sono piccolini. sono piccolini. No, ti volevo fare una domanda, forse un paio, Vai. tornando al topic della live. Com'è stata, visto che non eri tu la coordinatrice, com'è stata in verità la coordinatrice? Quali sono, secondo te, i suoi punti di forza? Se c'è stato qualcosa che diresti, lo rifarei magari nei prossimi viaggi che coordinerò io, magari Prenderò questa cosa spunto. la prenderei spunto. Allora, aspetta, dammi solo un secondo che apro la porta porta finestra così faccio entrare la mia gatta. Intanto leggo un messaggio di Jenny. Quale viaggio consiglieresti come prima esperienza di viaggio di gruppo con sconosciuti? Aspetta, in che senso che viaggio consiglieresti? Come posto? Come tipologia? Perché dipende, nel senso. Beh, anche perché dipende da. Allora, rispondo prima a Jenny, magari, poi rispondo a te, per quello che. Come meta, dice. Allora, immaginavo, dipende prima di tutto da cosa vuoi vedere tu. Io sceglierei sicuramente una meta che mi appassioni, quindi non una meta a caso, del tipo io ho una grande passione per il Nord Europa, infatti il mio primo viaggio con Avventura nel Mondo, comunque con un. Che può essere qualsiasi, però dico con un'agenzia o viaggio organizzato, è stato in Norvegia, che volevo vedere da una vita. Perché comunque un minimo di entusiasmo lo devi avere. Metti caso che non succederà, ma metti caso che il gruppo fa schifo o che tu per qualsiasi motivo non ti trovi bene, almeno c'hai quello. Due, altra cosa fondamentale, secondo me, sceglierei un periodo. Allora, tre cose. Questa, non troppo lungo. Massimo una settimana come prima esperienza, perché soprattutto se non sei abituato, magari sai, troppi giorni, 2 settimane, addirittura tre, alcuni viaggi sono. 2 settimane, no, io mi spingerei forse fino a. Tanto ce ne sono quei viaggi da 9 giorni, perché da una settimana sono un po' più difficili da trovare con avventure. Sì, Sì, otto 8-9 giorni, mi sa, otto, nove giorni. giorni. Esatto, bravo. 8, 9 giorni massimo, ecco. Ma 10 anche to, poi dipende anche dove vai, perché se vai alle Maldive, come ho fatto io. È chiaro che 2 giorni sono di viaggio, quindi alla fine calcola quello. Terza cosa, magari ecco, eviterei forse, però questa è una cosa più mia, più jolly, periodi troppo densi in termini proprio di folle. Quindi andrei magari a seconda della meta, chiaramente, in stagioni intermedie slash bassa stagione. Cioè, chiaro, non andrei in Thailandia nella stagione dei monsoni o in Nepal.
però comunque cioè, eviterei magari i picchi, a meno che il tuo viaggio ideale non sia Ibiza e Formentera, allora lì probabilmente ci vai per quello. Perché secondo me allevia in generale lo stress, cioè crea meno problemi, c'hai più disponibilità, ti eviti problemi scazzosi tipo overbooking, cose di questo genere, ti eviti magari che zone di interesse pubblico siano super crowded, dipende anche dal tipo di viaggio che vuoi fare. E in generale, boh, non lo so, c'è un pochino meno pressione forse anche sui coordinatori. Tu ne sai qualcosa del viaggio in Islanda. Quindi ecco, forse per quieto vivere, però ripeto una cosa in più, quella è la mia idea. Magari prima di rispondere alla tua domanda, Steve, ti faccio rispondere anche a te a questa di Jenny a sto punto. Allora, io il primo viaggio che ho fatto con avventure è stato in Giordania ed era ad aprile. Volevo andarci a Capodanno per tutta una serie di cose perché poi era il periodo del Covid, bla bla bla. Non ci sono andato, sono stato molto contento di esserci andato ad aprile, probabilmente perché c'era meno gente. Cioè, io penso che sia indipendente il fatto di essere estroversi o introversi. Ma quando tu vedi un posto con troppa gente, secondo me quello dà fastidio a tutti. Ed effettivamente andare in un periodo sgonfio te lo gusti di più. Lo dico anche, lo dico super fresco per dirti, no? La Black Beach di Vic. Io avevo un buon ricordo quando ci siamo The andati. black bitch. La Black Beach di Vic. Ho un ottimo ricordo di lei, della spiaggia. Perché c'eravamo noi, c'era un mare forza 9 Madonna, paura. ed era bellissimo, cioè era stato un buon momento, avevo delle ottime aspettative. Quando ci siamo andati era Ostia con troppa gente, Veramente. c'era un bordello di gente, meno cupa, forse avevamo beccato una giornatina un po' più di sole, invece quando siamo andati noi era un po' più cupetto, era tutto nero. Meno black, più ostia. Sì, e quindi boh, cioè comunque mi è piaciuta molto meno, ma è piaciuta di meno anche a coloro che l'hanno vista per la prima volta. Quindi per questo dico: Quindi sei d'accordo con la mia idea? sì, è vero a 360 gradi questa cosa, per chiunque. Quindi io ho fatto, sì, come vi dicevo, ho fatto la Giordania ad aprile, a Pasqua. Si stava tranquilli, non era una meta del nord come anch'io, anche a me piace stare al fresco e quant'altro. Poi avevo scelto quella per un'altra serie di motivazioni. Grazie. Sì, sto pensando se mi viene in mente anche qualcos'altro a parte i consigli che hai dato tu. Ecco, magari tu cioè ti propongo, ti butto questo hint dicendoti che per me, io era tanto che volevo provare a fare un viaggio organizzato. Ma ero indecisa se farlo coinvolgendo qualcuno che conoscessi a mia volta, perché comunque puoi andare anche con amici con un viaggio organizzato, oppure da sola. E poi ho deciso di andare da sola. E per alcuni viaggi, ad esempio, io mi rendo conto che, tipo quello in Mongolia, perché andrò a settembre in Mongolia, in qualche maniera l'idea di andare senza nessuno che conosco, non lo so, mi sembra quasi più sensato. Per assurdo che andare con qualcuno che conosco e il viaggio organizzato. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, un conto è andare tipo come abbiamo fatto noi in Islanda tra amici. Un conto è andare con sconosciuti e amico, amica, eccetera, eccetera. Non lo so, per la Mongolia preferivo non conoscere nessuno, quasi fosse una roba più spirituale. Non so se tu hai un take su questo, perché so che ci sono tante persone che cominciano con viaggi organizzati andando magari con l'amica, l'amico o il ragazzo, cioè. Allora, no, io l'ho iniziato anch'io da solo. Prima di quello, che era stato il viaggio, quello è stato il viaggio che subito dopo il Covid. Quello prima del Covid era stato il Giappone, dove ero andato proprio da solo, nel senso non era nemmeno un gruppo di sconosciuti, ero andato da solo e sono stato da solo tutto il tempo. Viaggiare da solo è una cosa che mi piace forse di più, a meno di trovare delle persone estremamente in sintonia, che possono essere appunto la mia cerchia ristretta o voi quando siamo andati in Islanda, ma comunque sono situazioni difficili per me, secondo me, da trovare.
sarei più per il partire da solo, magari in un gruppo organizzato al primo viaggio. Non ci vedo però niente di male, e assolutamente non ci vedo niente di male adesso che lo farò da coordinatore, perché aiuta sia a partire, perché di coordinatori ce ne sono comunque tanti, tutti vogliono fare i viaggi più gettonati. Non è detto che te l'assegnino a te se non hai qualcuno che ti sponsorizza, che faccia il tuo nome. Quindi questo è una prima cosa, forse un po' utilitaristica, però di fatto è così. Avere una spalla nel gruppo, o più di una su 18 persone, o quale sia o quanto sia il gruppo, aiuta da subito. Poi magari, se sei bravo e quant'altro, poi la costruisci nei giorni successivi anche con tutti i sconosciuti, però partire con le spalle parate è un'altra cosa. Parti meno stressato. Non è che devi fare la gara a essere il coordinatore perfetto, che devi dire no, io mi metto nella condizione più difficile, io sono il coordinatore perfetto, però dico no. Sì, ma non è che devo dire, cioè, io lo sono a prescindere, non perché l'ho fatto, nella condizione più difficile, è quello il senso, no? Tu lo sai per diritto di nascita. Esatto. Quindi non ha senso mettersi in una condizione difficile di per sé, e dire poi: ah, sono stato grandioso, è perché il viaggio era super difficile, ho gestito tutto al meglio. Secondo me non c'ha senso, anche perché quella è una vacanza anche per te coordinatore. Dovrebbe quindi, insomma, voglio dire, vatti, insomma, mettiti tu nella condizione di, però da partecipante, ripeto, io il primo viaggio da partecipante in un viaggio da solo, cioè in un viaggio tipo avventura, lo farei da solo, non con un amico, qualcuno che mi porterei da casa. Anch'io, sì. Secondo me anche lì è una questione di pressione, perché in realtà poi soprattutto se si tratta di persone introverse, poi anche lì Poi forse potremmo fare una live. rientra pure quel discorso di prima, no? Poi la scelta di questa cosa, e tu te porti una persona, ricade sempre su di te, soprattutto se sei stato tu a fare la scelta e sei stato tu a portare quest'altra persona. Se poi il gruppo non va, il posto è una merda, il coordinatore è scoordinato e quant'altro, tu te senti non solo il tuo de peso de viaggio che non è andato, ma pure quello della persona che hai portato. Sì, oppure semplicemente non puoi essere del tutto te stesso. Tipo io quando ho fatto il mio primo viaggio con avventure, quindi comunque un viaggio organizzato, io non ho viaggiato solo con avventure, ho provato anche la concorrenza, in realtà l'ho fatto un po' anche con questo intento, cioè l'intento di, per restare in tema live, coordinare me stessa, cioè di dare, o meglio, di dare a me stessa delle nuove coordinate, perché le mie coordinate interiori le avevo un po' perse e volevo capire, cioè volevo riscoprirle, no? Infatti sono andata a cercare la stella polare, giustamente. E se qualcuno che conoscevo fosse venuto con me, non avrei potuto farlo, perché ci sarebbe stato un elemento quasi inquinante, no? Se vogliamo, cioè non sarei stata da sola con me stessa e con altri completi sconosciuti. Quindi, poi vabbè, lì si aprirebbe il discorso introversi, estroversi, anche un minimo. Io in realtà mi sono sempre considerata introversa, forse non lo sono così tanto, vabbè, però magari tema per una prossima live. E lì devo dire, anche lì comunque mi sono trovata abbastanza bene con un gruppo molto piccolo, tra l'altro, età diverse tendenzialmente dalla mia, tutti relativamente più grandi, non tanto più grandi, ma un pochino sì, un gruppo stranissimo ma divertentissimo. E boh, a me ha aiutato tanto, quindi sì, cioè io mi atterrei ai consigli che abbiamo dato per Jenny. Comunque, Invece, non abbiamo risposto comunque al discorso meta, se non quello che hai detto tu, nel senso la Norvegia. Vabbè, io sono andato in Giordania, e sì, consiglierei pure la Turchia, il Marocco, su quella fascia, diciamo, di tipologia di viaggio, tipo la Giordania. Se no, appunto, il nord Europa. Se ti sposti più di così, rischi di dover fare come primo viaggio un viaggio più lungo, perché se vai
Esatto. Africa, Continentali. in Sud America, in India, Oppure Maldive, cioè oppure isole esotiche. oppure isole esotiche. Cioè, il viaggio è lungo, però poi magari stai una settimana, come ho fatto io. Però lì è comunque un viaggio diverso, cioè dipende anche dal tipo di viaggio che vuoi fare, secondo me. Cioè, quindi la cosa fondamentale è fare una lista di ciò che vuoi e non vuoi fare, anche perché certi viaggi, e non solo con avventure, comportano anche un certo tipo di adattamento della serie. Dormire con altra gente, condividere bagni, condividere camere. Condividere un certo livello di intimità alla fine, campeggiare tra i leoni come abbiamo fatto noi, non sempre, cioè no, non sono cose per cui chiunque, cioè che chiunque sarebbe pronto a fare e a volte non hai scelta. Quindi sicuramente nella scelta della meta, più che secondo me consigliare delle mete da un punto di vista geografico, consigliere delle mete da un punto di vista strategico, quindi quanto mi devo spostare, come stavi dicendo tu. Esatto. Quanto problematico può essere banalmente vaccini, quanto in anticipo devo pianificare? Io sono andata in Tanzania e ho dovuto fare la profilassi antimalarica. Puoi iniziarla anche 2 giorni prima se prendi il malarone. Io ho preso l'Ariam, che è quello insomma che prendi per più tempo, e quindi ho iniziato 2 settimane prima. Cioè, cazzate magari, ma magari no, nel senso che comunque poi se stai male là. E io l'ho vissuto indirettamente, ti ferisci là o c'è un problema là, non è come qui. Cioè, noi abbiamo vi visitato ad esempio dei villaggi a Zanzibar in cui la nostra guida ci diceva: questo è l'ospedale, l'ospedale è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 4, quindi dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio. Ah, da lunedì a venerdì. E se uno si fa male di venerdì alle 6, quello è un problema, ha risposto il tipo. Quindi nel senso, attenzione, attenzione. Sceglierei una meta, ecco, forse consiglierei, se piace, il Nord Europa per un europeo, perché è vicino, è organizzato, è Organizzato. evoluto, nel senso che comunque trovi tutto, è un po' costoso, ma sai che comunque nella peggiore delle ipotesi la soluzione è a portata di mano. In Tanzania o in Uganda no, cioè oggettivamente. No, Quindi... sì, no, io mi sento anch'io di dire qualcosina in merito, cioè per chi non l'ha mai fatto, e qui non, veramente senza nessun tipo di presunzione, se non l'avete mai fatto, considerate che comunque già voi vi state pushando a livello emotivo, organizzativo e quant'altro, perché se non avete mai viaggiato o lontano o comunque con sconosciuti, vi state mettendo in una posizione di scoperta di voi stessi tendenzialmente scomoda. Forse non è il caso di esagerare, quindi appunto non mettetevi in condizioni troppo scomode, perché poi dovete capire voi stessi prima di poter dire: ah, questa cosa me la sento, questa cosa la faccio e quant'altro. Io non avrei scelto l'Africa come primo viaggio, mi sono scelto una Giordania comodissima, molto gettonata, intanto per vedere come me la cavavo con un gruppo di sconosciuti o semplicemente chi cazzo era avventure nel mondo, perché non ci avevo mai viaggiato, non sapevo che cazzo facevano, come. E quindi dopo qualche viaggio ho visto che, però per carità, ho sempre fatto tenda, bla bla bla, sono sempre stato uno che non me ne è fregato niente se si dorme sui sassi, sugli alberi, affianco a uno, quello russa. A me non mi frega quasi mai niente, nel senso faccio, basta, nel senso prendo tappi, prendo precauzioni e mi godo l'avventura. Però ecco, ci devi un po' arrivare a queste cose. Gianni ha fatto un'altra domanda bellissima, però prima Ah. di rispondere a questa bellissima domanda, anche perché siamo quasi 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 addirittura d'arrivo, rispondo a quella che mi hai fatto tu prima sulla mia coordinatrice, cosa prenderesti, ruberesti da lei. In realtà non lo so. Allora, secondo me lei ha avuto una gestione molto omogenea di tutto e questo secondo me è ottimo e probabilmente una cosa che in cui io non sono proprio così performante perché dà molta sicurezza. Cioè, un coordinatore può piacerti o no, una persona può piacerti o no, può avere uno stile che risuona con te più o meno, ma se una persona in una situazione di potere, tra virgolette, comunque appunto in una situazione in cui deve coordinare
presenta un atteggiamento lineare e con una consistenza di intenti, tende a creare fiducia nel gruppo, in bene e in male, nel senso però in bene la crea e la mantiene. Quindi magari a volte puoi non essere d'accordo con certe scelte, ok, magari a volte può avere un'uscita infelice, vabbè, magari una volta si innervosisce, non sto parlando di lei, è stata brava, però in generale può avere magari dei picchi di un qualche tipo, però se in generale mantiene un'omogeneità, no, nell'approccio, questa cosa è molto rassicurante. E lei questo è riuscita a farlo. Quindi forse Cambiare questa... idea, fare cose, magari rivalutare, anche quello mi era stato consigliato, ma in generale dico non in questo viaggio, in generale mi era stato consigliato per i ruoli di questo tipo, una volta che prendi una decisione, a meno che ti rendi conto che è una minchiata proprio, però se c'hai un 50-50, ne hai scelta una, basta, tiri avanti con quella. Esatto, sì. Poche indecisioni, pochi momenti di stallo, una persona molto attitude can do, cioè nel senso sì, lo faccio io, mi muovo, mi sempre comunque avanti. Lead by example, un'altra cosa fondamentale della leadership, cioè ti hai un orario, lei è puntuale, dici di trovarci in quel punto, in quel momento, ok, controlli quanti sono, cioè teneva le cose sotto controllo. Ecco, quindi diciamo che in generale questa omogeneità, questo suo essere appunto sul pezzo costantemente aiutava molto. E spero un giorno di poter replicare. Cosa odiate di più del viaggio organizzato? La domanda di Jenny sulla quale potremmo poi chiudere. Sì, chiudo velocemente così dico la mia che già ho, non è l'unica, però intanto ne cito una, visto che abbiamo poco tempo. I viaggi con avventure tendono ad essere molto serrati e io l'ho fatto apposta a non farlo nel mio, ci si svegliava relativamente comodi, 8, 8 e mezza, si partiva ai 9, non volevo fare alzatacce, uno perché a me non piace fare alzatacce, due perché vai in un posto, te lo godi. Poi, per carità, l'Islanda fatta in 15 giorni ti dà modo di fare questa cosa. Ci sono viaggi che non ti permettono di farlo. Quello a me è un po' da. Cioè, allora pensa a qualcosa di più ristretto, perché se no 8.000 ore nel pulmino, il posto vai, vieni, scendi, lo vedi e risali. A me quella roba fa cagare, cioè, nel senso, fammelo godere Di mia via di viaggio. il posto. Però parecchi fanno così. Tanti viaggi che ho fatto erano così. Ripeto, Sono un po' abbastanza. per esigenza, un po' per, secondo me, pure un po' lo strafare del coordinatore che se non ti riempie la giornata pare che non ha fatto il suo dovere, che un po' l'ho vissuta pure io, però dopo un po', sai, inizialmente quei primi giorni pure io, dai, facciamo questo, poi una certa, pure se finivamo le attività alle 4 del pomeriggio, vabbè ragazzi, relax, ognuno. Esatto, siamo Canalizza comunque tutto. tutti adulti. Ma in realtà, ecco, una cosa, devo spezzare un'arancia in favore del viaggio in Tanzania su questo, nel senso che è vero, sono d'accordo e sono d'accordo sia sul fatto che siano abbastanza serrati, tant'è che io ancora non sono andata in Patagonia con Avventure nel Mondo perché il programma della Patagonia più Terra del Fuoco è veramente devastante, cioè 13 giorni di follia pura, voli, pulmini, robe assurde, per cui, come dici tu, scendi, fai la foto, risali, tour de force, no. Capisco il motivo, però io non ce la posso fare. Devo dire che in Tanzania c'è stata abbastanza balance tra appunto le due metà del viaggio, nel senso che safari, gioco forza, dovevi partire presto, ci svegliamo alle 5 perché poi comunque è bello vedere l'alba su Serengeti, come dicevo prima, però c'è anche da dire che tu tutto il giorno sei seduto nella jeep, ti alzi per fare le foto, i video e sbavare sugli animali e poi io mi faccio delle dormite olimpioniche su quella jeep meravigliosa quando dovevamo passare da un posto all'altro, quindi nel senso recuperavi in qualche maniera. Certo, devi essere preparato a farlo, però devo dire anche lì la mia coordinatrice, bravissima. Ecco, un'altra cosa per cui kudos, quando io mi sono iscritta, e siccome mi sono iscritta un po' tardi, lei mi ha chiamata, mi ha spiegato tutto, mi ha detto guarda, cioè, guarda che c'è questa cosa, c'è quest'altra cosa, mi raccomando quest'altra, cioè super, super, ripeto, super Ah, sul e tra pezzo. l'altro, scusami se mi inserisco un attimo al volo,
chiamateli, io non lo faccio mai, ma chiamateli i coordinatori, vi siete messi in un gruppo? Sì, ok, che farà il gruppo su WhatsApp, che sarà, però subito, anche prima di segnarsi nel gruppo, così almeno capisci già tante cose da quello, chiamateli. Bravo, esatto, anche perché avventure lo fa in modo sistematico, ma queste nuove agenzie stanno spuntando un po' come funghi, quindi in realtà ha senso che controlliate, che viaggiate con avventure o meno, le modalità di viaggio, perché un conto è farsi la Patagonia a scazzo sul bus, vai a vedere il Perito Moreno, insomma le solite cose da turista, un conto è farsi gli 8.000 in Patagonia, cioè voglio dire, nel senso ci sono viaggi e viaggi, quindi se non siete allenati, magari trekking da 6 ore al giorno, che comunque non sono tante, li eviterei, cioè dipende anche dalle formule di viaggio, questa è una cosa di cui tenere conto. Poi di solito i bravi coordinatori, se organizzano dei viaggi un po' più hardcore, ti contattano loro, ma è sempre buona norma in realtà contattarli, insomma, a propria volta. E, no, nel senso, aggiungo soltanto che appunto a parte ritmo serrato, il fatto, allora, il viaggio organizzato comporta sempre delle incognite. Magari non è una cosa che necessariamente io odio di più, perché probabilmente la cosa che odio di più appunto è il fatto del ritmo proprio un po' bulimico della serie, devo vedere tutto e quindi si corre, si corre, si corre, e quindi non hai grande indipendenza, ma neanche da coordinatore tutto sommato, eh? Cioè nel senso che hai un minimo di possibilità, però alla fine se il piano voli è quello, non è che puoi fare miracoli, ma appunto c'è proprio la questione dell'incognita, puoi sforare col budget, cioè per dire con avventure nel mondo sono una cassa comune, si sfora quasi sempre, pochissimi viaggi mi è successo che mi dessero indietro dei soldi o che si arrivasse pari, oppure che ne so, può anche essere che appunto magari un giorno ci sia brutto tempo, è successo anche noi in Islanda, avevamo prenotato un'escursione per andare a vedere le balene, c'è stata burrasca, non si può fare, in un posto come l'Islanda non è facilissimo, se il tempo è brutto, trovare un'alternativa. Bisogna adattarci, è spirito di adattamento assoluto e totale, perché non è un viaggio, di solito questi viaggi non sono viaggi in resort in cui ti spiaggi sulla costa bevendo mojito, devi essere un pochino adattabile, e poi anche lì non sai chi ti trovi, cioè puoi trovarti, tu spereresti di trovare sempre persone come te sul pezzo, che viaggiano, che fanno, che sono un po' randagie, che nel 99% dei casi è così, io sono stata molto fortunata, non sempre è così, quindi bisogna anche ingoiare un pochino l'ego e coordinare anche le proprie reazioni e le proprie emozioni, non è facile coordinare, per tornare e chiudere insomma sul topic principale. Non significa semplicemente solamente coordinare all'esterno di sé, a volte anche coordinare se stessi in relazione a un ambiente altro, magari ostile in certi casi. No, non è vero, i viaggi organizzati sono una figata pazzesca, si incontrano persone meravigliose, fatelo tutti. Anche il mio esperienziale di questo è assolutamente positivo e regala e insegna molto, cioè veramente tantissimo. Se penso da quando ho iniziato io a fare viaggi con avventure, quanto sono cambiato, ma non, ripeto, per tutta una serie di cose, perché poi le persone, non avrei mai fatto un podcast con centinaia di migliaia di persone che ci seguono se non ci fosse stata Silvia. Non avrei fatto tante altre cose se non avessi conosciuto tante altre persone super in gamba con cui ho gioia di passare il mio tempo, e quelle sono persone che devi conoscere in una comunione di intenti, quale può essere quello di essere randagi nei viaggi, quello è una cosa che ti mette in comunione con le persone, spero per più tempo possibile, semplicemente, insomma, quindi fatelo. Viaggiare unisce, ragazzi. E comunque nei viaggi organizzati e non,
A quanto pare si scopa un sacco. Io non... meno male che lo stavi dicendo tu, perché stavo per dire, e comunque si scopa comunque nei viaggi. Allora, Steve può testimoniare più di me, io in realtà sono una persona discreta e morigerata e quindi queste cose non le faccio. Però, però in realtà mi si, dalla regia mi si dice che, attenzione commenti, se non mi ero convinta fino ad ora, commento di Jenny meraviglioso, se non mi ero convinta fino ad ora, adesso lo sono. Sì. Quindi Jenny, dove viaggerai? Dove andrai? Io Dove andrai? praticamente almeno un limone per quasi tutti i viaggi. Vabbè, ma tu Almeno perché un limone. sei tu? Io no, io mai fino, ma neanche dopo, cioè veramente sono una persona noiosissima. Allora, la regia ascolta e conferma. Grazie regia, ok. Va bene, direi che ore si sono fatte, sì, abbiamo sforato. Sì, Vabbè, sì. però ci sta, dopo 2 settimane di sfaso ci Non sta. volevamo, non volevamo rompervi con 4 ore e mezza di live, però Live. ci sta, insomma. No, grazie, grazie a tutti, mi sono divertito tantissimo, mi sono ricordato quanto è bello fare questa cosa con voi. Settimana prossima vediamo. Il problema è che io vado in America e lì c'è il problema grosso, è il fuso orario, cioè non so a che ora sarò dove, potrebbe essere problematico. Spero di Giorno parti, mi dici? sabato parto. Ma dopo poi sarai, no, sarai in California, cioè sarai all'ovest, quindi ciaone. No, è proprio difficile. Magari, cioè, magari qua sono e io sono alle 3 del pomeriggio, per dire, non lo so, non mi ricordo, però No, al per dire contrario, che sarà io tardissimo di notte. so de notte, capito? Cioè, so delle cose che non riuscirei a gestire. Quindi vediamo, vediamo. Se no, ci vediamo quando ritorno. Rifaremo un altro paio di live e poi ripartirai tu. Però poi da settembre, in teoria. Parto, forse se parto fine agosto, se riesco a incrocchiare un viaggio, se no poi riparto a fine settembre. Quindi dai, inizio settembre secondo me sarà fruttuoso. Abbiamo tempo per crearci dei topic. Va bene, va bene. Intanto, vabbè, continuate a seguirci. Silvia sta curando, come vi dicevamo all'inizio, il canale YouTube, quindi Metteremo. tutte le nostre live, anche quella di questa sera, la metteremo lì per chiunque la voglia riguardare. E buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao! Ciao, ciao.